Salve! Non si bussa più. Scusa, sapevo che qui c'era l'inceneritore e non lo spogliatoio. Che stai facendo? Cosa pensi che faccia? Qualcosa di molto strano, sicuramente. Sono i tuoi pantaloni? No. Oh, santo cielo! Non sono i miei pantaloni, sono i pantaloni che Ertie ha scelto per me. Interessante, hai intenzione di incenerirli per caso? Forse hai voglia di morire. Non avevo scelta. Te l'hai rifatta sotto? Ma no, con quei cosi divento matto. Sono troppo stretti per le mie gambe. Sono come una camicia di forza. Sono pantaloni e gli uomini ormai li indossano da qualche migliaio di anni. Non quelli della mia stirpe. I Bill del clan MacBill. Ora sei scozzese? Scozzese puro sangue. Allora mettiti un kilt. Lo metto. Cioè, lo mettevo finché non ho avuto un incidente con Ertie. Tu hai presente la sua statura. Da quella prospettiva può essere pericoloso. Sì, ho capito. Grazie. Senti, ti consiglio di riprenderti i pantaloni e di rimetterteli prima che Ertie se ne accorga, se non vuoi essere buttato tu nell'inceneritore. E comunque, c'era un passeggero last minute aggiunto alla lista del volo. Jason Carter, perché non mi annuovo? Jason Carter era un giornalista, ha scritto parecchio.